Francesco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, oggi siamo in trasferta, sì, perché siamo in attesa dell'apertura anche del tuo locale. Perfetto, perfetto. Qui sulla sala. Qui sulla sala in via Straceria al numero 7. Ed era la locanda? No, era il Palazzo del Capitano. Il Palazzo del Capitano. Io lo chiamerò la locanda del Capitano del Popolo. Per capirsi meglio, è a 60 metri c'è il battistero o il campanile di Pistoia. Circa 60 metri, centralissimo proprio. Senti, però io non volevo parlare del tuo locale, abbi pazienza, io volevo parlare di televisione. Tu me l'hai chiesto te, mia, io, abbi pazienza. Senti, te sei partito tantissimi anni fa in televisione. Senza volere. Senza volere. Sì. Poi il tuo spettacolo, il tuo programma di successo a TVL, sì, dove ci racconti e presenti la tua cucina, poi il piccolo passaggio alla Toscana in Bocca, ma insomma è un piccolo inciso, anche lì qualche passaggio in televisione. Sono soddisfazioni. Però io so che c'è una novità. È una bellissima novità, penso, ma la devo dire io o la dici te? Che si fa qui? Io no. Allora, mercoledì 4 giugno, alle ore 11:12 sarò su Rai 1 con la carissima Serena Magnanenzi, che mi ha chiamato, grazie a lei ancora qui in TV, e mi ha chiamato e mi ha fatto fare una ricetta nel giardino di casa mia. Faremo una ricetta nel giardino di casa mia, molto bene, e spero insomma che vada tutto bene, via, perché io ce la metto tutta, ma davvero tutta, poi anche principalmente perché amo il mio lavoro e io a Pistoia, io ci sto tanto bene a Pistoia, fatemi vi pare, io ho girato un po' il mondo di qua e di là, però per la mia città do tutto, se voglio portare altro, io la presento io, ma io come la potrei presentare un altro, ma io darò tutto per far bella figura. Ecco perché questa cucina pistoiese si sta affermando. Secondo me, io direi anche cucina pistoiese, parliamo anche di cucina toscana, siamo tutti, prendi chi ti pare, il tuo parente, te che tu mi guardi, piglia che ti pare, la tua zia, la tua nonna, il tuo cugino, un amico. Tutti si fa da mangiare a Pistoia, in un modo o un altro si mangia tutti egregiamente bene, mentre cose così non succedono a giro per tutto il resto del mondo, diciamo. In Italia siamo bravini, in Toscana poi siamo veramente bravi e siamo forti, bisogna, e portiamolo alto, perché questa sarà, secondo me, la cucina è il nostro futuro, non scherziamo, cucina, turismo è il nostro futuro e ci credo tanto io. Benissimo, allora ci vediamo. Allora, mercoledì mattina, mercoledì 4 giugno alle 11:12 Rai 1. E se no sulla sala, e se no alla Toscana in Bocca, chi lo sa. È un'altra volta, la grande Toscana in Bocca. Ciao. Ciao.